Salve e benvenuti a questo tutorial sul software Prisma che è dedicato alla scheda strumento per il laboratorio di taratura. Faccio presente che questo software per il 90% dei suoi contenuti è utilizzabile da qualsiasi tipo di azienda e si distingue soltanto per una parte residua del 10% che è dedicata al controllo di gestione, quindi alla rilevazione di costi variabili e parte che ovviamente è strutturata in maniera diversa a seconda di quella che è il core business. Di quello che è il core business dell'organizzazione, quindi ne esistono diverse versioni disponibili, una per le aziende che gestiscono il cantiere, per quelle che hanno una linea di produzione, per quelle che organizzano eventi e congressi, corsi di formazione, il settore automotive, quindi con la scheda del veicolo, gli studi legali per gestire i costi dei procedimenti e dei processi, le palestre per gestire i costi dei corsi e tutti gli altri, argomenti legati al controllo di gestione. E poi ci sono alcuni oggetti del software che sono utilizzabili, a prescindere dal controllo di gestione, anche dalle pubbliche amministrazioni. Questo software è completamente gratuito insieme ad un'app per smartphone che io realizzerò per voi, nel senso che porto questi due strumenti in maniera gratuita nelle aziende presso le quali faccio la consulenza strategica, la consulenza sulla ISO 9001. Oppure entrambe le utilità si possono ottenere sempre in maniera gratuita con un'altra formula che ora sarebbe troppo lungo spiegare e che eventualmente sarà illustrata in sede di presentazione aziendale o in videoconferenza, che comprende anche 2 giornate di consulenza gratuita sulla ISO 9001. Qua sotto in descrizione trovate i link a tutti gli altri oggetti del software. A tutti gli altri video tutorial sui singoli oggetti del software come questo. Quindi andiamo subito all'argomento, la scheda del laboratorio di taratura. Questo è il pannello comandi principale del software. Da qui accedete al mio sito internet dove potrete trovare 2 sistemi qualità ISO 9001 completi, moduli, istruzioni operative, diagrammi di flusso e anche una parte da cui potrete accedere direttamente alle pagine delle pubbliche amministrazioni sulle gare d'appalto. Quindi con le gare d'appalto gli invito a contrarre aperti senza fare ricerche. Esempio, Regione Toscana, si clicca e si va direttamente sulla pagina della Regione Toscana. Da questa icona di YouTube potrete accedere invece alla presentazione generale del software, quindi tutti i pannelli, tutti gli ambienti di inserimento e consultazione dati, senza che però addentrarsi, come faremo invece adesso, nelle modalità di inserimento e di consultazione dei dati. Quindi andiamo alla scheda del laboratorio di taratura. Sistema qualità, registrazioni, taratura strumenti. Come per qualsiasi altro oggetto, anche qui per le tarature c'è un ambiente di inserimento dati e uno storico per la consultazione dei dati. Quindi ovviamente iniziamo dall'ambiente di inserimento dati. Qua in alto a sinistra trovate un'altra icona di YouTube e qui dall'ambiente inserimento dati si accede a questo video tutorial che potrete quindi sempre rivedere ed ascoltare, e così come in tutti gli altri ambienti di inserimento dati del software. Di modo che questo possa essere, insieme al fatto che possono essere personalizzate le tendine, perché io vado qui e posso aggiungere un modello, posso aggiungere una specifica, posso aggiungere un codice, un segnale di misura, un intervallo del segnale, questo possa essere un software free help desk, cioè nel senso che qui non c'è bisogno di nessun help desk per chiedere come si inseriscono dati, come si può fare una modifica. Qui, se io voglio inserire tutti i modelli che voglio, li inserisco. Se voglio inserire le connessioni idrauliche di altro tipo, le inserisco e così in tutti gli altri ambienti. Allora, andiamo a vedere l'ambiente di inserimento dati. Questo è un numero che viene assegnato automaticamente dal software in maniera progressiva. Qui c'è il modello dello strumento, il costruttore, il numero di serie, la data d'acquisto e le connessioni idrauliche. Dopodiché, qua sotto abbiamo altre schede. Qui il promemoria se vogliamo scrivere qualcosa, altrimenti non scriveremo niente. Questo è un campo memo in cui entrano 64.000 caratteri. Qui ci sono i dati per l'ordine al laboratorio di taratura, quindi il documento, il metodo, diametro nominale, numero di portate, di taratura, grandezza e aggiustamento. Ci sono i dati relativi al segnale di misura, quindi non so, corrente, intervallo del segnale e poi questi altri dati specifici sul segnale di misura e di qua le portate. In quest'altra sottoscheda troviamo invece le scadenze, la possibilità quindi andare a inserire delle scadenze, degli alert per il futuro che nell'ambiente di consultazione dati vedremo che potremo consultare, scusate, molto comodamente e vedere le scadenze che abbiamo in merito a questo argomento. Prima di vedere l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, vediamo
come il software ci ricompone in un foglio A4 tutti i dati che abbiamo inserito, di modo che una volta che dobbiamo tra un anno, tra due, rimandare lo strumento al laboratorio di taratura, noi dovremo fare solo la stampa, nient'altro. Quindi dovremo andare qui, cercare il numero con questo cannocchiale, oppure posizionandoci qui sul campo del nome e cercando e scrivendo qui anche semplicemente una parte del nome del modello. A quel punto, invece di campo intero, però dovremo selezionare parte del campo. E quindi cosa emerge da tutto questo? Modello 1, vediamo cosa ci tira fuori il software. Ecco, ci ha ricomposto tutti i dati che abbiamo inserito. Identificazione dello strumento, dati per l'ordine e qua c'è il segnale di misura con tutti quei dati che abbiamo inserito di là. Ora, come vedete, questi moduli sono da personalizzare e personalizzarli è veramente semplice, nel senso che per inserire il logo dell'azienda e altri dati che si inseriscono di solito nei moduli, potete andare qui su questa icona del logo e vedete che da qui accedete a questo ambiente, a questa maschera da cui ci sono tutti questi pulsanti in cui si possono inserire dei dati e personalizzare quindi le vostre stampe. Questi sono da fare uno per uno, nel senso che si tratta dei riferimenti che nel piede di pagina riguardano il sistema qualità, quindi il numero del processo a cui appartiene il numero del modulo X, la revisione 0 del giorno, mese, anno. Quindi facciamolo proprio per la scheda taratura strumento. Ecco, qui supponiamo che nel nostro sistema qualità, invece che il 22, il processo sia il numero 30 delle tarature, il modulo sia il numero 44 e la revisione sia la numero 1 del 3 marzo 2019, 3 gennaio 2019. Chiudo. Quindi questo va fatto uno per uno. Se avete il sistema qualità certificato per assegnare il numero esatto del modulo e la revisione, il numero esatto e la data della revisione, oppure sempre uno per uno entrando e cancellando tutto qualora non abbiate il sistema qualità certificato. Invece da questi sei pulsanti qua si possono personalizzare le stampe. Una volta personalizzata l'intestazione, io non lo dovrò fare mai più, salvo che voglia cambiare qualcosa, perché questa intestazione mi va in tutti i moduli, in tutto quell'elenco di moduli che avete visto poc'anzi. E quindi io qui seleziono con il tasto destro del mouse, faccio taglia e quindi taglierò questa immagine che ora ho messo io. Se poi ne voglio andare a inserire quella del mio logo aziendale o del logo dell'ente certificatore, se sono certificato, mi posiziono qui nel bianco con il tasto destro del mouse, clicco su Inserisci oggetto. A questo punto il software mi apre una mascherina dove io potrò scegliere Crea da file, quindi andrò a sfogliare nei file del mio computer e allegherò il file del logo aziendale come allegherei un file ad una mail, quindi in modo molto semplice. Quindi dopo aver sfogliato, flaggo collegamento, clicco su OK e a posto abbiamo personalizzato l'intestazione e questa intestazione va in tutti questi moduli che vedete qua. Così come ci va il piede di pagina. Il piede di pagina posso scrivere in questa barra bianca due righe della larghezza di questa barra bianca. Quindi si può andare anche a capo e scrivere fino a due righe. E posso personalizzare il nostro indirizzo, che è quello che compare nei questionari di autovalutazione dei fornitori e di soddisfazione del cliente, che quindi ci devono tornare indietro. Posso mettere, invece che Firenze, lì 15, posso mettere Roma. Vedremo che questi dati della firma e della città, giorno, mese, anno, si possono personalizzare da tutte le maschere di inserimento dati, in modo che possa fare subito la stampa dopo che ovviamente ho personalizzato l'intestazione e il piede di pagina. E la formula dei saluti, questo ovviamente per i documenti che vanno all'esterno, e poi le firme dei documenti. Quindi qui posso andare a cambiare il nome del soggetto che deve firmare. Ovviamente sono tutti frame già presenti nei moduli e io vado a personalizzare la direzione, il responsabile della qualità, il responsabile attuazione dei piani che vedremo usciranno dai processi della qualità nei relativi tutorial, responsabile del gruppo di verifica ispettiva, responsabile acquisto, acquisti, responsabile vendite. Torniamo di qua e dicevo, alcune modifiche le possiamo fare subito da qui, perché supponiamo che sia tutto a posto, supponiamo che io abbia già inserito
l'intestazione, il piedi pagina, il riferimento della qualità, io posso anche la firma magari, oppure la posso inserire da qui. Posso dire oggi non è più il Roma 15 marzo 2020, ma è il 15 aprile del 2021. E quindi vado subito alla stampa del modulo, vado subito a vedere l'anteprima se ho tutto ok per la stampa. Ovviamente la stampa la posso fare anche da qui, oltre che dal pulsante PDF, e andiamo a vedere, eccolo Roma 15 aprile 2021, è già cambiato tutto, oppure posso anche dover cambiare il nome di una persona che firma oggi e che non firmava un anno fa. E detto questo, andiamo a da qui dalla penna posso ovviamente anche cambiare le firme e vediamo l'ambiente di consultazione aggiornamento dati. Quindi si raggiunge dalla lente di ingrandimento. Qui posso cercare gli alert, quindi gli alert di programmazione, nel senso che venga avvisato un po' di tempo prima che lo strumento debba andare alla taratura, perché poi magari mi riserva nel lavoro. Ovviamente venga avvisato in base alla data di avviso che io ho voluto che il software mi avvisasse, in cui ho voluto che il software mi avvisasse. Si può cercare per scadenze, quindi mettere un range date da quel giorno a quell'altro, vediamo se c'è scadenza in merito a questo argomento. Ovviamente ditte grosse, questo che è dove ci sono tanti strumenti da mandare ai laboratori. Le scadenze non evase, da qui è possibile aggiornare i dati. Vediamo gli alert, quindi metto una data larga perché non ricordo il mese che ho detto che ho messo di là, 1 gennaio 2020, 31 dicembre 2020. Ovviamente posso mettere anche un range temporale di 3 giorni, di una settimana, quello che voglio. Ecco, mi è venuta questa scadenza, ho questo alert su questo strumento, ci sono i dati riepilogativi, quindi il modello, la data d'acquisto, eccetera, eccetera. Bene, io direi che per quanto riguarda questo argomento possiamo chiudere qui, tornare al menu principale. Se avete tempo e voglia di seguirmi altri 2 minuti, vi faccio vedere i pannelli comandi di tutto il software, molto veramente rapidissimamente, senza entrare nelle maschere. Costi fissi e costi variabili, fornitori, anagrafica, fatture, prezzi, prodotti e servizi, valutazione e autovalutazione. Clienti, anagrafica e gestione del commerciale, gestione dei reclami, gestione delle indagini di soddisfazione del cliente. Poi abbiamo un ambiente riepilogativo delle fatture di inserimento e consultazione dati, l'aggiornamento dello stato della nostra fatturazione nei confronti dei clienti, si può avere il saldo IVA inserendo un range temporale, il cash flow, quindi il cash flow iniziale, le entrate diverse dalle fatture, le uscite diverse dalle fatture, il cash flow ad oggi e la simulazione del cash flow da oggi al giorno N, cioè se da oggi al giorno N pagassimo, lo interroghiamo, da oggi al giorno N vedremo quella che sarà la liquidità di cassa, se dovrebbe essere la liquidità di cassa se pagassimo tutto quello che dobbiamo pagare e riscuotessimo tutto quello che dovremmo riscuotere. Il magazzino, anche qui ambiente di inserimento dati è storico. Questo ovviamente tutti questi oggetti vi sto facendo vedere sono su questi oggetti ci sono i singoli video tutorial di cui qua sotto trovate i link in descrizione. La gestione del personale con la scheda del dipendente, la composizione della retribuzione oraria per livelli, quindi con tutte le voci di retribuzione, la cui sommatoria viene poi pescata dall'ambiente gestione presenze quando si va ad assegnare un'ora lavorativa a quel dipendente di quel determinato livello, ordinaria, straordinaria, permesso retribuito, eccetera, 104. E la gestione della formazione e poi tutto un ambiente per inserire le scadenze varie e i relativi alert sul personale, come per esempio può essere per le visite mediche. Ordini e preventivi, i nostri prezzi, i prezzi dei fornitori, gli ordini ai fornitori, gli ordini da clienti, la richiesta di preventivi a fornitori, l'invio preventivi a clienti. E poi abbiamo il sistema qualità certificato, la gestione del sistema qualità certificato ISO 9001 con i piani qualità, i controlli standard sui mezzi o sugli strumenti aziendali, ovviamente. Controlli sui mezzi, su camion, macchine, qualsiasi tipo di mezzo, o anche sugli strumenti, controlli diversi da quelli che sono obbligatori per le tarature, ovviamente. Poi abbiamo le registrazioni, qui abbiamo visto la taratura degli strumenti, qui abbiamo l'analisi di contesto, un sistema SWOT per fare l'analisi di contesto molto rapidamente con dei numeri in evidenza.
in base al nuovo paragrafo 4 della norma ISO 9001-2015, un sistema per rilevare, misurare e avere i trend temporali degli indicatori di performance, e poi i classici processi del sistema qualità, quindi soddisfazione del cliente, verifiche ispettive, progetti di miglioramento, azioni preventive, riesame della direzione, gestione della non conformità, gestione delle registrazioni, con quindi il quadro completo processo per processo di tutti i moduli, istruzioni operative e diagrammi di flusso, e tutte le a cascata le revisioni che ci sono state nel corso del tempo, quindi con la gestione delle istanze di revisione. Fatta questa panoramica generale sul software, io direi che può veramente concludersi qui questo video tutorial. Io vi ringrazio molto dell'attenzione e arrivederci.